Fondazione Arezzo Wave Italia amplia i confini, dopo Parigi vola anche a Londra e Los Angeles. Un nuovo anno di appuntamenti per la fondazione guidata da Mauro Valenti, che conferma i progetti storici e lancia l'edizione 2022 di Arezzo Wave Music Contest, che quest'anno istituisce premi speciali per celebrare i Beatles a 60 anni dalla loro nascita. Sì, possiamo dire che siamo pronti per passare l'oceano, perché il 23 di marzo saremo a Los Angeles con i Pickets Jacks, che sono uno dei più importanti gruppi rock italiani del momento. Suoneranno a Music Expo e lì saremo presenti anche con, probabilmente ci sarà il sindaco di Arezzo e comunque una delegazione aretina, per cercare di far diventare ancora più importante la città di Arezzo agli occhi degli operatori e dei grandi, diciamo, manager della musica americana. È uno dei più grandi convegni, come dicevo, a livello americano, e quindi il 23 si inizia con Los Angeles. Poi saremo a Parigi ogni mese da marzo fino a giugno e a Londra, sempre a presentare la musica italiana. In queste occasioni cercheremo di portare avanti sempre il nome della nostra città e quindi di esportare i prodotti che sono i talenti migliori nel nostro repertorio. Quest'anno, come l'anno scorso con Dante Rock, che celebrammo i 700 anni dalla morte, quest'anno invece faremo un concorso dedicato ai Beatles. Si chiama Pepperland, che era l'isola di Yellow San Marino, no? Che loro riuscirono a riportare all'amore, alla musica, alla pace, no? Quindi faremo un concorso e faremo una serata dedicata ai Beatles, ma non solo, cercheremo di portare il museo dei Beatles ad Arezzo, cioè un museo dei Beatles in Italia a Brescia, lo porteremo, e da ottobre a novembre vorremmo che la nostra città in qualche modo fosse invasa da questi quattro artisti che hanno fatto la rivoluzione della storia della musica contemporanea. Gordon Millings è il sarto dei Beatles e abbiamo avuto da lui la conferma che sarà presente ad Arezzo se noi andremo a chiudere questa cosa, perché stiamo cercando i spazi per il museo, per tutto questo, ma insomma ci sono delle situazioni positive, quindi ci sarà anche il sarto dei Beatles con i loro modellini, che farà poi la storia, e cercheremo anche di fare delle cose che possono coinvolgere i negozi, cercare di stimolare le vetrine, fare sfilate legate a quegli anni 60. Fino al prossimo 18 aprile sarà possibile iscriversi gratuitamente sul sito www.arezzowave.com e partecipare al contest, che ha scoperto numerosi talenti, tra cui gli After Hours, in Manu Mano, fino alla rappresentante di lista che ora spopola con il suo ultimo brano presentato a Sanremo.